Sono Guelfo Zamboni, sono stato inviato nel 1942 a Salonicco come console generale d'Italia. Ho salvato dalla deportazione dai campi di concentramento più di 350 ebrei, producendo a Villa Olgas, il villone del consolato, passaporti temporanei, lasciapassare e falsi certificati di nazionalità italiana, organizzando inoltre, insieme al mio successore Giuseppe Castruccio, una tradotta che da Salonicco consentì la fuga degli ebrei italiani verso Atene, salvandoli da Auschwitz. Ma fra i giusti tra le nazioni ci sono anch'io, Giovanni Borromeo, un medico italiano. Ho inventato una malattia infettiva inesistente, che ho chiamato con spirito molto ironico morbo di Kappa, per salvare la vita a molti ebrei. Dopo essermi laureato in medicina con il massimo dei voti nel 1922, ho vinto ben due concorsi da medico primario, ma in entrambi i casi non ho potuto ricoprire il posto perché rifiuto di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista. Chiamato per l'incarico di primario, fate bene i fratelli all'isola Tiberina, dopo l'8 settembre, durante l'occupazione nazista, l'ospedale diviene rifugio di uomini e donne di ogni provenienza e, in coerenza con il giuramento di Ippocrate, riesco a salvare la vita di molti ebrei, inventando la malattia per quale ricoverarli, di nome morbo di Kappa. Professore, per cosa sta la Kappa? Forse indica il morbo di Koch o quello di Krebs, ma potrebbe anche riferirsi ironicamente a Kappler, il terribile tenente colonnello delle SS, che ha chiesto un ingente riscatto agli ebrei prima della razzia romana, o a Kesselring, il comandante supremo delle forze tedesche in Italia. Sostengo un ufficiale medico tedesco che ispeziona l'ospedale e ascolta la mia descrizione del pericolosissimo morbo di Kappa. Lo convinco e lo terrorizzo, così finisce per andarsene senza avvicinarsi ai degenti. Sono Irena Sandler. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale ho 29 anni e lavoro come assistente sociale per l'amministrazione comunale di Varsavia. Soccorro gli ebrei del ghetto e procuro loro cibo, generi di conforto e vestiti. Salvo i bambini, vestita da infermiera, nascondendoli nelle ambulanze. Spesso i piccoli vengono addormentati con i sonniferi e racchiusi in un sacco o in una cassa per passare nella parte ariana. Non è ancora noto quanti ne abbia salvati, ma si parla di circa 2500. Il giusto è un uomo che agisce secondo la propria coscienza, assumendosi una responsabilità individuale, ovvero un non ebreo che ha rischiato la vita per venire in aiuto a degli ebrei.